Armando Ferragamo, presidente di Ferragamo S.P.A. con noi in questo importantissimo giorno durante il quale parleremo dei giovani, degli sbocchi che i giovani hanno oggi nel mondo della moda. Ci faccio un attimo un quadro. Secondo lei com'è la situazione al momento? Beh, senz'altro questo momento è un momento molto importante perché dimostra ed evidenzia la lungimiranza del Comune di Milano e della piattaforma formativa Sistema Moda nel credere nel futuro. E quale altro modo se non credere nei giovani, mandandogli esempi, stimoli e supporto. Quindi Ferragamo ha aderito con grande convinzione a questo significativo passaggio del consegnare queste borse di studio, perché credo che sia soprattutto forte il messaggio di credere nei giovani e incominciare fin da adesso a stimolarli a diventare le colonne portanti del futuro sistema moda in Italia. Lei con la sua azienda ne è una testimonianza, un'azienda nata come realtà artigianale più di 100 anni fa ormai, dico bene? Sì. 100 anni fa che mio padre aprì il suo primo negozio in Hollywood e poi dopo pochi anni, nonostante il successo di questi suoi primi anni giovanili in America, volle tornare in Italia proprio per rincorrere una visione che lo portava a cercare la qualità, le giuste maestranze, il posto dove sprigionare la sua creatività, e tornò in Italia pochi anni dopo. E quindi il credere nelle risorse umane, nel potenziale, nel capitale umano, e in Italia ce n'è tantissimo, nella moda, in tantissimi altri settori, e poterli portare a fare sistema, ad avere le giuste motivazioni, incentivazioni, è qualcosa che è dovuto e doveroso e dobbiamo sempre portarlo avanti. Assessora Alessia Cappello, per un nuovo progetto fortemente voluto dal comune di Milano che incentiva ulteriormente i giovani ad entrare nel mondo del lavoro, ad entrare anche nelle scuole che li prepareranno poi ad un definitivo ingresso nelle aziende. Cosa significa l'assegnazione di queste borse di studio per il comune di Milano e per l'intero sistema moda? Sì, noi con il Patto per il Lavoro di Milano stiamo proprio cercando di focalizzarci su dare delle opportunità, inventare anche dei progetti che diano opportunità a tanti giovani e non solo giovani per inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. E il senso del Patto per il Lavoro è proprio una collaborazione, un'alleanza tra imprese, sindacati, istituzioni, mondo della formazione. Questo progetto è un esempio perfetto perché c'è una grande azienda che è Ferragamo del mondo della moda che ci propone attraverso il Patto per il Lavoro di mettersi a disposizione per premiare con delle borse di studio 4 ragazze che escono dalle scuole civiche del Comune di Milano di età completamente diverse. Abbiamo ragazze di 44 anni, di 20, di 33, quindi anche età e percorsi di formazione diversi, chi è laureata in psicologia, chi non è laureata, chi faceva la sales assistant, ma tutte coltivavano il sogno della moda. E queste borse di studio insieme a piattaforma Sistema Moda e a 4 scuole accademie della moda che sono presenti su Milano, diamo a queste ragazze la possibilità di formarsi per provare davvero a realizzare il loro sogno. Con noi Matteo Secoli, presidente di Sistema Formativo Moda, per parlare un po' di questo nuovo, possiamo dire, nuovo traguardo, le borse, la cerimonia dell'assegnazione delle borse di studio per valorizzare forse ancora di più le competenze dei giovani che cercano di affacciarsi verso questo difficile mercato che è quello della moda. Assolutamente, siamo molto contenti che il Comune di Milano ci abbia coinvolto in questa iniziativa che parte da Ferragamo, che mette a disposizione delle borse di studio che poi vengono anche in parte coperte da quelle che sono le 4 accademie che hanno aderito a questa iniziativa. Siamo molto contenti, le 4 candidate ci sembrano delle ottime candidate, per cui ci aspettiamo poi che alla fine del percorso formativo effettivamente insomma si aprano le porte del mondo della moda e che le ragazze facciano delle belle carriere dentro i nostri brand. Balocco, babe, you're still here, and I'm still here.
Giuseppina Auricchio, direttore accademico di UAD, una delle accademie coinvolte in questo bellissimo progetto promosso dal Comune di Milano e dall'azienda Salvatore Ferragamo S.p.A. Sì, noi siamo veramente felici di aver accolto questa iniziativa del Comune di Milano e dell'azienda Ferragamo, perché questa si inserisce in una serie di attività che l'Accademia promuove proprio per l'individuazione di giovani talenti che magari non hanno l'opportunità economica per poter affrontare percorsi come quelli delle nostre scuole, ma che invece hanno tutte le potenzialità e tutte le skill per poter diventare qualcuno nel futuro nel mondo della moda, e quindi noi vogliamo sposare anche le iniziative che nel futuro il Comune di Milano vorrà proporci. Come ti senti in questo momento? Ovviamente emozionatissima, hai appena ricevuto una borsa di studio dal presidente Leonardo Ferragamo. Una bellissima storia, ci raccontavano prima brevemente quando hai preso in mano la macchina da cucire per la prima volta. Ma in realtà l'ho presa non tanto tempo fa, perché la mia passione della moda nasce lavorando all'interno dei negozi, quindi proprio rimanendo a contatto con quelli che sono i prodotti. L'artigianalità italiana secondo me è il meglio comunque che c'è nel mondo della moda, e quindi avere l'opportunità di studiare a Milano, che è la capitale della moda, è una grande opportunità. Innanzitutto complimenti per questa borsa di studio, Eugenia, borsa di studio per Accademia Costume Moda, una delle realtà formative migliori e più note in Italia, da cui sono tra l'altro usciti alcune delle grandissime firme oggi che occupano le poltrone a livello globale. Come ti senti in questo momento? Mi sento lieta, non soddisfatta, non felice, di più. Ringrazio tantissimo per questa possibilità e è piacevole essere vincitrice, non c'è niente da fare. Rappresenta la moda e tutto ciò che significa fare la moda, quindi anche un po' sporcarsi le mani, imparare tutte le tecniche. Cosa rappresenta per te questo grande sogno della moda? Questo grande sogno è assolutamente passione. Io fin da piccola creavo con le mie proprie mani capi di abbigliamento, mi faceva piacere avere l'approccio da designer, veramente da vedere, strutturare delle cose, vedere tutte le tappe, le fasi di realizzazione, quindi io per me vedo questa enorme possibilità ottenuta come un grande spunto di inserimento nel mondo di abbigliamento del fashion design. Colomba Leddi, NABA Fashion Design Area Leader, cosa da dire in merito a questo progetto che finalmente riconosce il giusto merito agli studenti senza alcun tipo di discriminazione? La cosa bella secondo me è che appunto ci sono diversi attori in campo, innanzitutto loro che sono meravigliose e che hanno e ci trasmettono proprio una volontà, una voglia, una passione per la moda. Vogliono giocare, vogliono mettere in pratica, questa è la cosa più importante. Poi la loro, io parlo per Yasmin in questo caso, internazionalità, cioè hanno una storia personale, dei valori che arricchiranno sicuramente la scuola. E poi il progetto è bellissimo perché appunto è un'azienda fantastica, storica e che ha una solidità di progetti, di valori, di immagini che ci porta indietro di 100 anni. Due parole anche con te, sarei emozionatissima, hai in mano una delle borse di studio più importanti che si possano avere. Sì, non ci credo ancora, sono emozionatissima, cioè, sono molto grata per tutto, per il Comune di Milano, per Ferragamo, proprio per la NABA, perché sono da anni che volevo andare dalla NABA, finalmente ho l'opportunità e non ci credo ancora, diciamo. Pensa, dottor Ferragamo, che l'arte del saper fare, che poi è il valore aggiunto della filiera italiana, sia sufficientemente coltivata ad oggi nelle varie scuole di formazione verso il settore moda?
Credo senz'altro sì, abbiamo delle bellissime e importanti scuole, anche a Milano ne abbiamo tante, a Firenze e anche altrove in Italia, e credo che sia doveroso dare a queste la giusta evidenza, il giusto supporto e anche portare avanti qualche cosa che è iniziato ma che forse può essere sviluppato ulteriormente, che è l'integrazione fra il lavoro e la vita in azienda. Dobbiamo sempre dare a questi ragazzi la misura di quello che è poi la realtà, e niente di meglio che poter fare questa integrazione sempre maggiormente fra scuola e vita in azienda. È quello che farà Ferragamo? Lo facciamo, sì. Quello che già fa Ferragamo? Sì, sì, sì. Grazie mille, Leonardo.